Allora, mister, bene, direi, insomma, voglio dire, il calcio d'agosto con tutto quello che questo comporta, naturalmente i giudizi sono naturalmente parziali, però abbiamo visto il Catanzaro di Auteri, abbiamo visto un'ottima squadra, abbiamo visto buone manovre e abbiamo visto anche qualche manese difensivo, no? Sì, abbiamo visto tutto questo, poi diciamo così, la Cavese, la partita ha cercato di giocarsela e quindi ci ha fatto giocare un tipo di partita che magari dal punto di vista tattico non saranno tutte così, però ho visto le cose che mi aspettavo e che avevo già visto in allenamento. Abbiamo buone qualità, poi le amnesie, dobbiamo imparare a commettere meno errori perché un paio di volte siamo scivolati, che abbiamo usato le scarpe con i tacchetti di gomma, quindi se scivoli con i tre difensori sulla prima palla che viaggia verso i difensori e sei in superiorità numerica e scivola il primo e scivola il secondo, questa superiorità numerica si perde. Quindi abbiamo fatto qualche errore anche nella gestione, però è anche abbastanza normale perché siamo all'inizio. Abbiamo materiale su cui lavorare, la partita ci ha detto quello che personalmente mi ha detto quello che avevo già visto in allenamento, che abbiamo qualità, però da qui a pensare o dire che siamo spaccasassi, c'è tanto da lavorare, ci sarà sempre da lavorare, anche quando mi auguro potremmo fare anche un filotto di partite importanti, Vittorio, ci sarà sempre da lavorare, è un percorso che stiamo cominciando, questo è un gruppo che c'ha qualità. Dobbiamo essere tutti funzionali al progetto e resettare subito. Mi fa piacere che i tifosi sono contenti, che hanno visto delle qualità in questa squadra, io le avevo già viste, abbiamo bisogno di tutti perché, ripeto, cominciamo un percorso dove è anche importante questa simbiosi con l'ambiente perché è un gruppo anche giovane, per cui gli influssi positivi generano ulteriori positività, ma la mettiamo da parte, questa partita si è giocata dal punto di vista tattico dall'inizio alla fine e in un modo in cui magari in campionato non ci sarà la stessa evoluzione tattica, è calcio di agosto anche se siamo a settembre, ma noi abbiamo qualità, ma è chiaro che abbiamo appena cominciato, per cui bisogna limitare gli errori, bisogna essere più continui, più costanti e più martellanti nelle cose che dobbiamo fare, non bisogna andare alla ricerca degli obiettivi personali perché non servono a nulla, bisogna essere sincronizzati con i concetti di squadra. Non lo so se sono contento, ho visto le cose che già in qualche modo conoscevo, però per l'esperienza che uno ha, vietatele, questo facciamolo fare ai tifosi, ai nostri tifosi che sono determinanti, importanti e che con cui noi dobbiamo entrare in simbiosi, ma dipende soltanto da quello che faremo. Continuiamo a fare cose ancora migliori. Senta, vabbè, è inutile parlare dei singoli, però più o meno note positive da parte di tutti, lei lo diceva, ha visto tanta qualità, insomma in parte si sapeva, in parte anche ne abbiamo scoperta nuova in alcuni giocatori che conoscevamo meno. E appunto da questo punto di vista, insomma, c'è da poter stare tranquilli, visto tra l'altro che mancavano due o tre possibili titolari, poi lei, insomma, so che non piace questa cosa di titolari o meno, però insomma si può stare tranquilli, si è vista veramente tanta qualità soprattutto davanti. Ma noi ci abbiamo qualità dal punto di vista tecnico in tutti i ruoli, ci abbiamo anche qualità fisiche, perché in questo gruppo ci sono tanti giocatori che hanno una buona fibra, che hanno qualità di resistenza, tra l'altro poi la condizione certamente migliorerà, siamo all'inizio, adesso risentiamo anche dei carichi di lavoro, perché i carichi di lavoro ci sono stati, continueranno a esserci, sono stati anche importanti come volume, per cui restano un po' sulle gambe. Ci abbiamo qualità, poi i concetti di squadra, l'interpretazione delle gare sempre all'interno di un binario che deve essere quello che ci deve guidare, li dobbiamo migliorare la continuità, dobbiamo migliorare la consapevolezza, dobbiamo migliorare la furbizia, il lato agonistico, perché in alcuni momenti oggi siamo stati un po' così
fragilini in alcune situazioni. Ho parlato prima di un paio di scivolate, ho parlato prima di un paio di disattenzioni, questo in campionato non lo dobbiamo fare, quindi dobbiamo crescere, però è tutto abbastanza normale, questa analisi che sto facendo è normalissima adesso, poi il tempo è quello che ti consente di limare tutto quello che dobbiamo limare, ma ripeto, è un percorso che abbiamo cominciato e che siamo appena all'inizio, siamo in una fase veramente embrionale. Sì, mister, volevo sapere se è soddisfatto della linea mediana che ha giocato quest'oggi, ovvero Maita Juliano, e degli altri elementi a disposizione a centrocampo, e se Barrasbek e Onescu potevano, vabbè, sono andati via, quindi evidentemente ci sarà stato il suo assenso alle partenze. No, ma guardate che le liste sono fatte di 14 giocatori, per cui parlare di chi è andato via adesso francamente non ha senso, perché sono state fatte delle valutazioni, non sono frutte del momento, sono figlie, le valutazioni che abbiamo fatto, di un insieme di variabili che si mettono assieme, che devono essere funzionali al nostro progetto, quindi un insieme di variabili, sa quante ce ne sono, e le abbiamo fatto quotidianamente, valutando tutto. E poi le liste sono fatte di 14 persone, non si può purtroppo, ormai hanno messo questa, andare oltre, quindi alcuni giocatori ottimi come Varansbeck e Onescu che lei ha citato, nel gioco delle scelte, che ripeto, non è che sono, ci alziamo al mattino e secondo la luna decidiamo ad antipatia e simpatia, no, mi creda, sono state fatte delle valutazioni profonde, poi perfetti non siamo, può essere pure che ci siamo sbagliati, questo. Però dobbiamo scegliere, è una cosa un po' diversa, voi dovete giudicare.